custodisco la memoria delle passate stirpi, delle gesta di uomini, delle antiche e fiorenti città. Celebro e narro di storie, miti e leggende. Il mio nome è Clio, dal greco antico, Kleos, fama, gloria. Sono la musa della storia. E ti racconterò delle inclite terre di Metapontium, gloriosa polis magno-greca. Edificato a fine 800, Palazzo Margherita è il più noto tra le dimore storiche di Bernalda ed è sottoposto a vincolo di tutela da parte della soprintendenza ai beni architettonici. Oggi è di proprietà del regista italo-americano Francis Ford Coppola, il cui nonno emigrò da qui per l'America nel 1904 ed è rinato a nuova vita come resort 5 stelle grazie ad un attento progetto di restauro bioecologico del noto interior designer francese Jacques Grange. Ospita uno dei pochi e meglio conservati giardini urbani della Basilicata, retrostante il palazzo e affacciato sulla valle del Basento, il cui impianto si deve alla forte personalità del suo ideatore e realizzatore, Giuseppe Margherita, erede della residenza di famiglia che nel 1925 avviò la sua trasformazione. Il giardino rivela pochi elementi costruiti ed è segnato da un rigoglioso miscuglio di essenze locali, lecci, pini marittimi e di alberature esotiche, tra cui 4 gigantesche palme, piante che poi Giuseppe Margherita introdusse anche lungo il corso di Bernalda, di cui fu prima commissario, poi podestà, 1939-43. Su questo palazzo si narra una triste leggenda, legata ad un fatto di amore suicidio che colpì la ricca famiglia che vi abitava. La figlia del proprietario si innamorò del giovane stalliere di famiglia e il loro amore rimase clandestino, finché il padre non venne a saperlo. Gli sparò con un fucile, ma il ragazzo, ferito gravemente, fuggì e fu curato da un pastore. La fanciulla, convinta della morte del suo amato, si lanciò dal balcone. Da quel momento accaddero fatti inquietanti. Ogni notte si udiva bussare al finestrone centrale, che per questo fu eliminato e sostituito da uno finto in muratura. Così lo spirito cessò di aggirarsi intorno al palazzo e continuò la ricerca del suo amato altrove.